Lucio Esposito, 38 anni, Napoli. Il mio progetto si chiama Modica, riferimento ai muretti a secco della Val di Noto. Mi piaceva molto l'immagine che si ha dal davanti, frontale, dove c'è un ordine, nonostante le pietre non sono per niente precise, quindi è un modulo che è regolare ma che è irregolare. Il workshop è stato un toccasana per il progetto, non essendo più nulla pratico del materiale, e ritengo che sia stato molto utile avere subito il modulo utilizzando il progetto tal quale. Subito mi sono accorto che era realizzabile, andava bene sotto alcuni punti di vista, ma era completamente irrealizzabile sotto altri, perché a meno di innesti particolari, l'utilizzo di collanti o tutt'altro, il che lo snaturava un po', il progetto non aveva una funzionalità perché meccanicamente scivolavano le pareti. Il problema della struttura è stato risolto con una paritina che però non va per niente a snaturare il progetto base, ma anzi, con la presenza di una texture al suo interno, richiama fortemente i muretti a secco. Queste facce non sono parallele, quindi nel momento in cui io viene montato queste pareti espositive mi dà quella stessa texture che vedo sui muretti a secco. Non ha problemi di stabilità e quindi sia il modulo singolo che montato con gli altri dà una resistenza maggiore.